Sento il desiderio di condividere con voi quello che sto pensando. Ho creato questo bot su Leave It On The Way in modo tale da poter collezionare tutti gli utenti che si mettono in contatto con Leave It On The Way e diciamo ho cercato di automatizzare tutti i processi per la registrazione non solo delle persone ma anche per sbrigare le cose che sono più o meno meccaniche, che non richiedono necessariamente l'intelligenza umana. Ma con mia grandissima meraviglia, cioè, ho avuto delle richieste incredibili. E che cosa è successo? Mi hanno iniziato a contattare proprio persone un po' da tutta Italia. Il problema è che con mia somma meraviglia la maggior parte delle persone che ci hanno contattato hanno avuto una particolare richiesta, indovinate quale? Di prendere una stanza a Londra al prezzo settimanale di 50 euro, manco sterline, 50 euro a settimana. Cioè, ma siete impazziti? Cioè, nemmeno a Napoli riuscite a trovare una stanza per quel prezzo, figuratevi a Londra. È impossibile. Io davvero credo che in nessun'altra città del Regno Unito voi possiate mai trovare una stanza a settimana per 50 euro. Cioè, quindi circa 42 sterline. Cioè, ma non lo so, oppure davvero vivete nel mondo delle favole dove, non lo so, credete che gli asini volino? Prezzi del genere non esistono. Ma perché vogliamo anche parlare di quelle persone che non vogliono rilasciare il proprio numero di telefono? Non lo so, cioè, perché uno non dovrebbe lasciare un numero di telefono se sei tu che ti stai mettendo in contatto con noi? Cioè, in pratica, che cosa fa il bot? Cioè, ve lo spiego facile facile. Jack dice: senti, per meglio capire un attimo quali sono le tue esigenze, per selezionare per te la cosa migliore, ho bisogno di farti 5 domande. Gli chiede il periodo in cui vuole venire, il budget settimanale orientativo, se ha comprato o meno il biglietto, e poi chiede semplicemente il numero di telefono dove ci sta WhatsApp, perché appunto poi dopo lo contattiamo su WhatsApp, specificando tra l'altro che non gli arriveranno telefonate pubblicitarie né niente. Poi qual è l'altra domanda? L'email, dove specifichiamo anche in quel caso che non viene fatto nessun tipo di spam e niente. Persone, tante persone, una addirittura rispondendo al bot, tra l'altro, prima di offenderlo con una caterva di insulti, inizia a dire: sì, e vuoi anche il codice fiscale, ma che volete, da qua da là. Ma cioè, veramente c'è la gente proprio che pazza. Ma poi gli altri che c'è tantissime persone che insultano il bot, ma con delle parolacce assurde. Ma la cosa incredibile è che sono donne la maggior parte che insultano il bot, e io rimango davvero allibito, perché tutto mi aspettavo fuorché questo. La cosa forse che le persone non sanno è che quando ci sta un parametro che non è, diciamo, non è capito dal bot, arriva automaticamente una notifica alla persona che l'ha creato, in modo tale da, diciamo, da insegnargli un ulteriore parametro, in modo tale che poi possa successivamente rispondere. Cioè, quindi immaginatevi, cioè, voi vi connettete a Leave It On The Way, poi iniziate ad offendere a Jack, magari fate tutte le personaggine per bene sui vostri profili, a me arriva il vostro contatto profilo, il vostro link del profilo, insomma tutte le vostre informazioni relative, diciamo, a quello che pubblicate e così via, ovviamente quello che voi decidete di rendere pubblico per tutti, e poi diciamo vi palesate come, diciamo, delle personcine piuttosto a modo, non solo mandando a fare in culo un bot, ma io ci sono rimasto, cioè, che non voglio ripetere qui le cose che ho letto, ma cose pesantissime dette da ragazze. Vabbè, comunque, tutto questo per dire cosa? Ne ho approfittato adesso perché sto tornando dalla corsa e quindi ho detto: vabbè, mo faccio subito questo video, così mettiamo le cose in chiaro. A Londra non esistono assolutamente stanze, per quanto piccole possano essere, per quanto condivise con quante persone possano essere, a 50 euro a settimana. Non esistono proprio. Dobbiamo sempre avere un approccio
piuttosto realistico, no? Alle cose, perché se poi dopo decidiamo di credere alle fesserie, vi assicuro poi va a finire cadete, anzi sicuramente cadete nelle grinfie di qualche truffatore e poi ben vista. Vabbè, io sono quasi arrivato, sono una zuppa di sudore. Ci vediamo alla prossima, ciao!